A Teramo sono 14 tra comitati di quartiere ed associazioni a dire no alla creazione di un nuovo ospedale a Pianodaccio, ma favorevoli alla riqualificazione e ammodernamento dell'ospedale Mazzini. Richiesta fatta in maniera ufficiale con la sottoscrizione di un documento unitario inviato a tutti i rappresentanti politici locali e regionali. Oltre al documento, il coordinamento dei comitati di quartiere ha presentato una richiesta di accesso agli atti per avere un quadro completo della situazione. Abbiamo redatto un documento su questa tematica che hanno sottoscritto tra associazioni e comitati 14 soggetti, per cui oggi questa conferenza stampa riguarda proprio questa tematica che vede l'utilizzo di fondi pubblici per una delocalizzazione dell'ospedale di Teramo, che si prevede debba essere, dovrà nascere presso Pianodaccio. E noi in qualche modo riteniamo che forse questa scelta doveva essere ripensata o comunque doveva essere concordata o convenuta con quello che sono i processi di pianificazione del territorio. Questa cosa purtroppo noi l'abbiamo già fatta in passato con l'allora candidato, con gli allora candidati sindaci a cui chiedevamo che in virtù di queste scelte si potesse andare a una definizione più di dettaglio di queste soluzioni, per cui oggi rispetto a una dichiarata vulnerabilità sismica dell'ospedale sanitario Mazzini, come dire, dice si fa un nuovo ospedale. Bene, che fine fa l'ospedale Mazzini? Quali sono i processi che verranno attribuiti, ovvero processi di declassificazione e quindi processi che in qualche modo potrebbero rischiare l'abbandono di un territorio altamente infrastrutturato e altamente armato, perché è dagli anni 60 che Villa Mosca è fortemente armata sotto questo profilo, per cui si pensa che molto probabilmente questo investimento potrebbe essere non proporzionato rispetto a quanto fin oggi è stato investito su questo pezzo di città.